Capitolo 5. Col procedere dell'inverno, Molly si fece sempre più insofferente. Ogni mattina arrivava al lavoro in ritardo con la scusa che non si era svegliata in tempo e si lagnava di mali misteriosi, sebbene il suo appetito rimanesse ottimo. Ogni pretesto era buono per correre via dal lavoro e andare all'abbeveratoio, dove poi se ne rimaneva a rimirare scioccamente la propria immagine riflessa nell'acqua. Circolavano però voci che ci fosse sotto qualcosa di più serio. Un giorno, mentre Molly passeggiava con aria lieta nel cortile, muovendo piano la lunga coda e masticando un filo d'erba, Clover la prese da parte. «Molly», le disse, «ho qualcosa di estremamente serio da dirti. Stamattina ti ho visto mentre guardavi oltre la siepe che separa la fattoria degli animali da Pottswood. Dall'altra parte c'era uno degli uomini del signor Pinnington». E ero lontana, sì, ma sono quasi certo di averlo visto. Lui ti parlava e tu gli permettevi di accarezzarti il viso. Che cosa significa tutto questo, Molly? Non l'ha fatto, no, non ero io, non è vero, urlò Molly, cominciando a muoversi nervosamente, battendo il terreno con gli zoccoli. Molly, guardami in faccia. Mi dai la tua parola d'onore che quell'uomo non ti accarezzava il naso? Non è vero, ripeté Molly senza riuscire a guardare Clover in faccia. E un momento dopo si voltò di botto e galoppò via sul campo. Un pensiero colpì Clover. Senza dir niente agli altri, andò nello stabio di Molly e ne rivoltò la paglia con lo zoccolo. Nascosti sotto la paglia c'erano un mucchietto di zollette di zucchero e vari rotoli di nastri di diversi colori. 3 giorni dopo Molly sparì. Per qualche settimana non si seppe nulla di dove potesse essere, poi i piccioni portarono la notizia che l'avevano vista dall'altra parte di Willington. Era tra le stanghe di un elegante calesse dipinto di rose e di nero, che era fermo davanti a una locanda. Un uomo grasso con la faccia rossa, con indosso calzoni a scacchi e ghette, le stava carezzando il naso, dandole dello zucchero. Il suo manto era stato tosato da poco e attorno al ciuffo le avevano legato un nastro scarlatto. Pareva che si divertisse, così dissero i piccioni. Nessuno degli animali nominò Molly mai più. In gennaio il tempo si fece tremendamente freddo. La terra pareva ferro e non si poteva far nulla nei campi. Si tennero molte riunioni nel grande granaio e i maiali furono molto occupati nel pianificare il lavoro per la stagione seguente. Era ormai un fatto accettato che i maiali, quali erano patentemente più intelligenti degli altri animali, prendessero tutte le decisioni che riguardavano la gestione della fattoria, anche se le loro decisioni dovevano poi essere ratificate da un voto di maggioranza. Questo stato di cose avrebbe funzionato bene, non fosse stato per le dispute tra Palladineve e Napoleone. Essi si trovavano in disaccordo su ogni punto sul quale era possibile trovarsi in disaccordo. Se uno dei due suggeriva di seminare a orzo un appezzamento più grande di terreno, si poteva star certi che l'altro avrebbe chiesto una semina maggiore di avena. E se uno dei due diceva che un tale campo era proprio adatto per i cavoli, l'altro dichiarava subito che ci si potevano piantare tutt'al più dei tuberi. Ognuno aveva i propri seguaci e ci furono alcune discussioni invero violente. Spesso il consiglio Palladineve otteneva la maggioranza grazie ai suoi discorsi brillanti, ma Napoleone se la cavava meglio nel conquistarsi l'appoggio degli altri tra un consiglio e l'altro. Aveva un successo particolare con le pecore. Ultimamente esse si erano messe a belare, 4 gambe buono, 2 gambe cattivo, sia nei momenti opportuni sia in quelli meno opportuni, e spesso interrompevano i consigli. Fu notato che c'era un'altra possibilità che prorompessero in 4 gambe buono, 2 gambe cattivo, durante i momenti cruciali dei discorsi di Palladineve. Palladineve aveva studiato con la massima attenzione alcuni vecchi numeri della rivista Il Fattore e l'Allevatore, che aveva trovato nella casa padronale e aveva in mente moltissimi progetti per innovare e migliorare le cose. Parlava con piena competenza di drenaggio dei campi, di silaggio, i concimi base e aveva architettato uno schema complicato affinché tutti gli animali deponessero il loro letame direttamente sui campi, in un luogo diverso ogni giorno, sì da risparmiarsi la fatica del trasporto. Napoleone non presentava alcun progetto proprio, si limitava a dire con voce tranquilla che quelli di Palladineve non sarebbero approdati a nulla e ad aspettare che venisse il proprio momento. Tra tutte le controversie,
però non ce ne fu una più aspra di quella sul mulino vento. Nel pascolo grande, non lontano dagli edifici della fattoria, c'era una piccola montagnola che era il punto più alto della fattoria. Dopo aver esaminato il terreno, Palla di Neve dichiarò che quello era proprio il posto adatto per un mulino vento, che si sarebbe potuto azionare con una dinamo, sì da fornire elettricità alla fattoria. Così le stalle sarebbero state illuminate e in più scaldate durante l'inverno. Inoltre l'elettricità avrebbe fatto funzionare una sega circolare, un trinciapaglia, un'affettatrice di barbabietole e una mungitrice elettrica. Gli animali non avevano mai sentito parlare di cose simili prima, poiché la fattoria era antiquata e possedeva solo dei macchinari rudimentali, e ascoltavano pieni di stupore mentre Palla di Neve faceva apparire dinanzi ai loro occhi immagini fantastiche di macchine che avrebbero svolto il loro lavoro, mentre essi se ne sarebbero stati tranquilli nei campi, oppure avrebbero aumentato la loro cultura leggendo e conversando. Nel giro di poche settimane i progetti di Palla di Neve per il mulino a vento erano già belli e pronti. I dettagli meccanici li aveva tratti principalmente da tre libri che erano appartenuti al signor Jones. Mille cose utili da fare per la casa, ogni uomo può essere un muratore e l'elettricità per i principianti. Come studio Palla di Neve usava un capanno che un tempo era usato come incubatrice e che aveva un pavimento di legno liscio dove si poteva disegnare. Se ne stava chiuso là per ore e ore, coi libri tenuti aperti da un sasso e con un pezzo di gesso stretto tra le due punte della zampa. Si muoveva rapido avanti e indietro, tracciando una linea e poi un'altra, emettendo piccoli mugolii di compiacimento. Poco a poco quei progetti divennero un groviglio complicato di manovelle e di ingranaggi che copriva più di metà del pavimento e che gli altri animali trovavano del tutto incomprensibile, ma molto affascinante. Tutti andavano a vedere i disegni di Palla di Neve almeno una volta al giorno. Ci andavano perfino le galline e le anatre, le quali facevano molta fatica a non camminare su quei seni tracciati col gesto. Soltanto Napoleone se ne teneva alla larga. Sin dall'inizio si era detto contrario al mulino a vento. Un giorno però, inaspettatamente, andò anche lui a esaminare i progetti. Camminò con passo pesante per tutto il perimetro del capanno, osservò con attenzione ogni dettaglio dei progetti e li annusò. Una volta o due. Poi se ne rimase per un po' a contemplarli con la coda dell'occhio, quindi di colpo sollevò la zampa, orinò sui progetti e uscì senza dire una parola. L'intera fattoria era profondamente divisa sulla questione del mulino a vento. Palla di Neve non nascondeva che costruirlo sarebbe stata un'impresa difficile. Occorreva tagliare le pietre della cava e poi sistemarle sì da erigere dei muri. Poi bisognava fabbricare le pale. E poi sarebbe occorsi una dinamo e dei cavi. Palla di Neve non disse come se li sarebbe procurati. Affermò però che tutto si poteva fare in un anno e dichiarò che, in seguito, agli animali sarebbe stata risparmiata tanta di quella fatica che avrebbero potuto lavorare soltanto 3 giorni a settimana. Napoleone, invece, sosteneva che al momento l'urgenza maggiore era quella di aumentare la produzione di cibo e che se avessero perso tempo a costruire il mulino sarebbero morti di fame. Gli animali si divisero in due fazioni, i cui slogan erano: votate per la palla di neve e la settimana di 3 giorni lavorativi, e votate per Napoleone e la mangiatoia piena. Benjamin fu l'unico animale a non schierarsi per una fazione o per l'altra. Rifiutava di credere sia che il cibo sarebbe stato più abbondante, sia che il mulino avrebbe fatto risparmiare fatica. Mulino o non mulino, disse, la vita sarebbe andata avanti come era sempre andata avanti, ossia male. Oltre alle dispute del mulino a vento, c'era la questione di come difendere al meglio la fattoria. Ci si rese conto che, sebbene gli esseri umani fossero stati sconfitti alla battaglia della stalla, avrebbero potuto fare un secondo e più deciso sforzo per conquistare la fattoria e reinsediarvi Jones. Avevano più di una ragione per farlo, perché la notizia della loro sconfitta si era diffusa per tutta la zona e aveva reso più recalcitranti che mai gli animali delle fattorie vicine. Come al solito, Palla di Neve e Napoleone erano in disaccordo. Secondo Napoleone, ciò che gli animali dovevano fare era procurarsi delle armi da fuoco e addestrarsi, così da essere in grado di usarle. Secondo Palla di Neve, dovevano invece mandare in giro un numero ancora maggiore di piccioni, per incitare gli animali delle altre fattorie alla ribellione.
Uno sosteneva che se non era in grado di difendersi, erano destinati a essere conquistati. L'altro sosteneva che se la ribellione fosse avvenuta ovunque, non avrebbero avuto alcun bisogno di difendersi. Gli animali ascoltavano prima Napoleone e poi la palla di neve, e non riuscivano a decidere chi dei due avesse ragione. Invero si ritrovavano sempre d'accordo con lui che parlava in un determinato momento. Giunse alfine il giorno in cui i progetti di palla di neve furono completati. Al consiglio della domenica successiva fu messo ai voti se iniziare o no il lavoro del mulino. Quando gli animali si furono radunati nel grande granaio, palla di neve si alzò e, sebbene fosse di quanto in quanto interrotto dai belati delle pecore, avanzò le proprie ragioni per sostenere la costruzione del mulino a vento. Poi Napoleone si alzò per rispondere. Disse con voce tranquilla che il mulino era una sciocchezza e che sconsigliava tutti di votare a favore. Poi si sedette di nuovo, aveva parlato sì e no per 30 secondi e pareva quasi indifferente all'effetto che poteva aver prodotto. Allora Palla di Neve balzò in piedi e, zittendo con forza le pecore, che avevano cominciato di nuovo a belare, proruppe in un'appassionata arringa a favore del mulino. Fino a quel momento gli animali erano stati più o meno equamente divisi nel loro orientamento, ma bastò un momento perché Palla di Neve li trascinasse tutti con sé. Con frasi di fuoco, egli dipinse il quadro di come la fattoria degli animali sarebbe diventata quando l'umiliante fatica fosse stata tolta dai gropponi degli animali. La sua fantasia volò ben oltre tranciapaglia e affettatrici per le barbabietole. L'elettricità, disse, avrebbe fatto funzionare trebbiatrici, aratrici, erpici, rulli e falciatrici, macchine per fare i covoni, oltre a fornire a ogni stabio luce elettrica, acqua calda e fredda e un termosifone elettrico. Quando finì di parlare non ci poteva essere dubbio alcuno sulla destinazione del voto. Ma proprio in quel momento Napoleone si alzò e, gettando uno sguardo intralice verso Palla di Neve, emise un mugolio acutissimo che nessuno mai gli aveva sentito emettere. E subito fuori ci fu un tremendo latrare, e 9 cani enormi con collari da leborchi e dottone entrarono con grandi balzi nel granaio. Si precipitarono verso Palla di Neve, il quale spiccò un salto dal posto dove era giusto, in tempo per sottrarsi alle loro fauci, che già scattavano per azzannarlo. In un momento fu fuori della porta e loro gli corsero dietro. Troppo stupefatti e spaventati per poter parlare, tutti gli animali si ammassarono alla porta per osservare l'inseguimento. Palla di Neve correva a più non posso attraverso il pascolo grande che portava alla strada principale. Correva come solo un maiale può correre, ma i cani gli erano alla calcagna. D'improvviso scivolò e parve certo che essi lo avrebbero catturato, ma si rialzò e corse più veloce del vento, ma i cani conquistano terreno. Uno di loro stava per serrare le mascelle sulla coda di Palla di Neve, ma Palla di Neve la mosse di lato giusto in tempo. Poi, con un ultimo scatto, con un vantaggio di pochi centimetri, si insinuò in un buco della siepe e nessuno lo vide più. Muti e terrorizzati, gli animali tornarono mogi mogi nel grande granaio. Dopo un momento, facendo dei grandi balzi, tornarono anche i cani. Dapprima nessuno era stato in grado di immaginare da dove saltassero fuori queste creature, ma il mistero fu presto risolto. Erano i cuccioli che Napoleone aveva sottratto alle loro madri e che aveva allevato di nascosto. Sebbene non fossero ancora del tutto adulti, erano cani enormi, dall'aspetto feroce come lupi. Fu notato che scodinzolavano a lui nello stesso modo in cui gli altri cani facevano con Jones. Coi cani al seguito, Napoleone si issò sul rialzo del pavimento dove una volta si era posto il maggiore per pronunciare il suo discorso. Annunciò che da quel momento in avanti i consigli domenicali sarebbero cessati. Non erano necessari, disse, erano solo una perdita di tempo. Tutte le questioni riguardanti il lavoro della fattoria sarebbero state affrontate in futuro da uno speciale comitato formato da maiali presieduto da lui stesso. Essi si sarebbero radunati da soli e poi avrebbero comunicato agli altri le loro decisioni. Gli animali si sarebbero ancora radunati la domenica mattina per salutare la bandiera, cantare Beste d'Inghilterra e ricevere gli ordini per la settimana, ma non ci sarebbe più stata nessuna discussione pubblica. Nonostante lo sgomento provato per l'espulsione di Palla di Neve, gli animali furono atterriti all'udire di questo annuncio. Parecchi di loro avrebbero protestato se fossero riusciti a trovare gli argomenti giusti. Persino Bozzer era vagamente turbato.
Spinse indietro le orecchie, scosse il ciuffo, parecchie volte si sforzò di mettere ordine nei propri pensieri, ma alla fine non trovò nulla da dire. Alcuni dei maiali però le parole le trovarono. Quattro giovani maiali da ingrasso e misero, dalla prima fila, acuti stridii di disapprovazione e tutti e quattro balzarono in piedi e cominciarono subito a parlare. Di colpo però i cani che circondavano Napoleone si misero a ringhiare in modo minaccioso e profondo, e i maiali si zittirono e rimisero a sedere. Allora le pecore ruppero in un tremendo velato di quattro gambe buono e due gambe cattivo, che continuò per quasi un quarto d'ora, e pose fine a ogni possibilità di intavolare una discussione. Più tardi Gazzettino fu mandato in giro per la fattoria perché spiegasse agli altri le nuove disposizioni. «Compagni», disse. Confido che ogni animale che sia qui apprezzi il sacrificio fatto dal compagno Napoleone nell'accollarsi questo lavoro extra. Non pensate, compagni, che il comando sia un piacere. Al contrario, è una responsabilità impegnativa e gravosa. Nessuno crede con maggior fermezza del compagno Napoleone che tutti gli animali siano uguali. Egli sarebbe fin troppo felice di lasciare che voi prendiate da soli le decisioni. Qualche volta, però, voi potreste prendere le decisioni sbagliate, compagni, e dove finiremmo allora? Supponete che aveste deciso di sostenere Palla di Neve nel suo sogno vaneggiante del mulino a vento. Palla di Neve, che ora lo sappiamo bene, non era niente più di un criminale. Ha combattuto con coraggio la battaglia della stalla, disse qualcuno. Il coraggio non basta, disse Gazzettino. La lealtà e l'obbedienza sono più importanti, e quanto alla battaglia della stalla, credo che verrà il giorno in cui scopriremo che la parte che Palla di Neve vi ha avuto sia stata molto esagerata. Disciplina, compagni, una disciplina ferrea. Ecco la parola d'ordine per oggi. Un passo falso e i nostri nemici ci saranno di nuovo addosso. Certo, compagni, non volete che Johnson ritorni, non è vero? Una volta di più non ci fu nulla da obiettare. Era certo che gli animali non volevano che Johnson ritornasse. Se c'era anche la minima possibilità che i dibattiti domenicali potessero favorire il suo ritorno, beh, quei dibattiti dovevano cessare. Bozzer, che aveva avuto il tempo di riflettere su queste cose, diede voce al sentimento generale dicendo: «Se il compagno Napoleone dice così, deve essere giusto». E da quel momento fece sua la massima. «Napoleone ha sempre ragione», che aggiunse al suo motto privato di lavorerò più duramente. Intanto il tempo era migliorato ed era iniziata la aratura primaverile. Il capanno dove Palla di Neve aveva disegnato i progetti per il mulino a vento era stato chiuso e tutti pensavano che i progetti fossero stati cancellati dal pavimento. Ogni domenica mattina alle 10 in punto gli animali si radunavano nel grande granaio per ricevere gli ordini per la settimana. Il teschio del vecchio maggiore, ormai scarnificato, era stato seppellito dal frutteto e posto su un ceppo ai piedi dell'asta della bandiera, accanto al fucile. Dopo l'alzabandiera, gli animali dovevano sfilare con un atteggiamento di riverenza dinanzi al teschio, prima di entrare nel granaio. Ormai non sedevano più tutti insieme come avevano fatto in passato. Napoleone con Gazzettino e un altro maiale, il cui nome era Minimus, e che aveva il dono davvero notevole di comporre canzoni e poesie, sedevano nella parte anteriore della piattaforma rialzata, con i nove giovani cani che formavano un semicerchio davanti a loro e gli altri maiali che sedevano dietro di loro. Gli altri animali sedevano di faccia nel corpo centrale del granaio. Napoleone leggeva a voce alta gli ordini per la settimana con un tono brusco e soldatesco, e dopo aver cantato una sola volta Bestie d'Inghilterra, gli animali se ne andavano. La terza domenica dopo l'espulsione di Palla di Neve, gli animali furono alquanto stupiti di udire l'annuncio di Napoleone, che dopo tutto il mulino andava costruito. Non diede alcuna ragione del perché avesse cambiato idea. Si limitò ad avvertire gli animali che questa impresa aggiuntiva avrebbe significato un lavoro molto duro. Sarebbe anche stato necessario forse ridurre le razioni. I progetti però erano stati tutti preparati fino al minimo dettaglio. Uno speciale comitato di maiali vi aveva lavorato nelle ultime 3 settimane. Per la costruzione del mulino a vento, assieme ad altre varie migliorie, ci sarebbero voluti presumibilmente 2 anni. Quella sera Gazzettino spiegò agli altri animali, in via privata, che Napoleone, invero, non era mai stato contrario al progetto del mulino a vento. Anzi, era lui che ne aveva sostenuto l'importanza all'inizio, e il progetto che era stato disegnato sul pavimento del capanno usato come incubatrice era in verità stato sottratto dalle carte di Napoleone. Il mulino a vento era insomma una creazione di Napoleone. Perché allora, chiese qualcuno,
si era espresso con tanta veemenza contro quel progetto? A questo punto Gazzettino assunse un'aria scaltra. Era stata quella, disse, la vera astuzia del compagno Napoleone. Aveva finto di essere contrario semplicemente per avere l'opportunità di liberarsi di Palla di Neve, il quale era un tipo pericoloso e capace di avere una cattiva influenza. Adesso che Palla di Neve era fuori dai piedi, il progetto poteva procedere senza alcuna interferenza da parte sua. Questo, disse Gazzettino, era una cosa che si chiamava tattica. Lo ripeté più volte: tattica, compagni, tattica! Saltellando tutti intorno, agitando il codino, ridendo di gusto. Gli animali non erano sicuri di cogliere bene il significato di quella parola, ma Gazzettino parlò in modo a tal punto persuasivo e i tre cani che erano con lui ringhiarono in modo a tal punto minaccioso che essi accettarono la spiegazione senza porre altre domande.